Tutti eravamo convinti di un testa a testa in America per l'elezione del 47esimo presidente. Invece questa mattina, nonostante gli echi che raccontavano storie diverse, Donald Trump ha stravinto la competizione. Vince per distacco sulla sua rivale che evidentemente non ha convinto come candidatura di ripiego dopo l'addio quasi forzato di Biden e probabilmente non ha utilizzato e prospettato iniziative di sviluppo che hanno aiutato nella scelta gli americani. Loro, nonostante tutto ciò che di negativo si era detto su Trump, con il voto hanno bocciato la politica dei democratici. Le considerazioni di media e gente dello spettacolo che in maniera diretta hanno appoggiato l'uno o l'altra stentano ancora a crederci. Gli sconfitti parlano addirittura di tragedia e di declino, mentre il tycoon gongola torna alla guida per i prossimi anni degli Stati Uniti d'America con l'obiettivo da lui manifestato in tutti i suoi comizi di rilanciare l'economia americana, di controllare i flussi migratori e di cercare di stoppare le guerre in giro per il mondo. Anche l'Italia è divisa sulla bontà del piano di rilancio del neopresidente. Qualcuno manifesta forti preoccupazioni, soprattutto a sinistra, mentre il centrodestra, con a capo la Meloni e soprattutto Salvini, pensano fortemente positive in prospettiva futura. Vedremo nei prossimi mesi quali saranno realmente i piani del neopresidente su tutti i temi trattati in campagna elettorale, con l'augurio che anche per l'Italia ci siano buone notizie.